Il progetto nasce, diciamo, da quando nel 2005 ho iniziato, a trasformare i prodotti che coltivo direttamente nella mia azienda agricola. Già un'azienda agricola passata in biologico dal 1994, ho cominciato a vedere gli effetti positivi, diciamo, di questa agricoltura biologica, di togliere la chimica dall'agricoltura. Quanto noi siamo di peso sulla terra, nel senso che se continuiamo così andiamo poi a proprio a depauperare, a sfaldare, a consumare quello che è il pianeta, perché veramente siamo arrivati a un punto che non sostiene più questi ritmi. I grani antichi che ho recuperato sono dei semi che sono nati spontaneamente, quindi si sono adattati a quello che è un po' la loro natura, il suolo dove vengono proprio coltivati, e quindi riescono a difendersi in modo naturale, non c'è bisogno della chimica. Progetto si è un po' ampliato e da subito abbiamo deciso non di introdurre all'interno del laboratorio le macchine, ma proprio di avvalerci delle persone e da lì proprio creare come se fosse una grande famiglia, dove non c'è più l'orario, si inizia alle 8, si smette all'una, ma c'è da portare avanti un progetto, c'è da portare avanti questo lavoro. Si è creato proprio un legame, proprio una grande famiglia dove siamo uniti anche al di fuori, e ritengo sia forse il migliore obiettivo che ho raggiunto, ritrovare proprio l'aspetto umano, non semplicemente di produrre, devo fare economia. Il proprio benessere lo dovrebbe condividere, lo dovrebbe spartire con gli altri. E credo questa, quando uno la sera rientra a casa, è la più grossa soddisfazione.